Allora, io ho preso alcuni appunti, speravo di non parlare oggi, ve lo dico sinceramente, non mi interessava intervenire, mi interessava molto capire, apprendere dai vari interventi. Ero venuto qui per imparare, per cercare di trovare anche dei motivi di riflessione. Allora, trovare le soluzioni a un problema, come stiamo cercando mettere a dimora oggi, significa essere coscienti del problema. Io non so se tutti quanti siamo consapevoli delle cause che ci hanno portato allo stato attuale. Cioè, perché noi ci troviamo adesso qui in assemblea a parlare dello sfacelo di una città e delle possibili soluzioni, con tutti i ragionamenti teorici e pratici che possiamo fare? Però siamo consapevoli del perché noi siamo qui, conosciamo la tecnica, anzi l'iter procedurale, tecnico ed etico che ci ha portato a vivere questa situazione. Io non lo so, pertanto secondo me il punto da cui partire è raggiungere questa consapevolezza del perché siamo qui adesso, cosa ci ha portato adesso. Non ci interessa neanche il chi, perché comunque immagino che, insomma, tutti noi sappiamo di chi ci ha portato a queste, e per chi non intendo una sola persona, intendo una serie di soggetti che ci hanno portato in questa situazione. Quindi, arrivando alla consapevolezza del perché, dell'iter, come ho detto prima, tecnico ed etico, che ci ha portato a questa situazione, allora possiamo sì arrivare concretamente a quel discorso di divulgazione. Cominciamo a divulgare le cause del perché noi ci troviamo in questa situazione e raggiungeremo probabilmente anche il risultato di rendere consapevoli le persone che andiamo a contaminare, per usare questo termine molto, molto caro, molto utilizzato oggi, a contaminare quelle persone che vivono in una situazione di quiescenza, in una situazione di tranquillità, in una situazione di indolenza. Perché? Perché, come diceva la professoressa, immagino, è gente che negli anni è stata acquistata, è stata comprata, è stata, come voglio dire, addormentata da questo sistema che ci ha portato alla situazione attuale. Quindi la proposta che faccio io, magari anche con un secondo incontro, e cominciare a analizzare le cause del perché siamo a questo punto qui. Del perché e come fare per cominciare a ripartire. Ho detto prima, rendendo chi oggi non è qui, chi oggi non è qui, che non potrà venire perché non ne ha voglia o perché non ne ha proprio il sentore, non ha proprio, non sente questa necessità di essere qui oggi, di cominciare a rendere consapevoli tutto il resto della cittadinanza. Perché se non partiamo da questo, difficilmente potremo fare altri discorsi sicuramente più alti, sicuramente più interessanti e che probabilmente a lungo andare possano portare dei risultati.